Succede che oggi c'è lo sciopero dei lavoratori della cooperativa Il Falco che lavorano all'interno dello stabilimento ITT. È uno sciopero che noi l'abbiamo definito per il rispetto e la dignità. Questi sono lavoratori che lavorano all'interno dello stabilimento, molte volte fanno lavori insieme ai lavoratori della stessa ITT, l'unico problema è che hanno una paga oraria di circa 5 euro. È chiaro che inoltre è stato fatto, no? Stiamo facendo un percorso anche con la stessa cooperativa partendo dall'assemblea e c'è stato vietato da parte dello stabilimento di poter fare l'assemblea all'interno dello stabilimento, ovvero ci avevano chiesto di spostare l'assemblea per motivi organizzativi, avevano bisogno di 4 giorni lavorativi, abbiamo concesso perché non erano 4 giorni che cambiavano le cose, per poi trovarci il rifiuto totale. C'è stato un incontro tra la cooperativa e l'ITT dalla programmazione dello sciopero, ci avevano chiesto che c'era incominciava una trattativa, perché il problema è anche quello, è come l'ITT poi dopo effettua i contratti con la stessa cooperativa che sono al massimo ribasso, che tale non permette alla stessa cooperativa di poter offrire un contratto collettivo nazionale maggiormente rappresentativo, che noi non chiediamo la luna, anche se visto che lavorano fanno le stesse mansioni molte volte dei lavoratori dell'interno dell'ITT, è chiaro che lavorare alle stesse condizioni ma prendere uno stipendio che è 2 volte di meno al normale, un momento di crisi come questo diventa complicato. La terza cosa è quella lì che noi avevamo chiesto anche la disponibilità a sospendere lo sciopero, a fronte oggi di un incontro con la proprietà o i dirigenti dello stabilimento insieme alla cooperativa per incominciare ad affrontare le problematiche all'interno. Ci è stato rifiutato e noi da oggi cominciamo una battaglia di dignità e di rispetto per questi lavoratori che da troppo tempo, da anni, subiscono di tutto e di più all'interno. Le dico una che è rispetto agli elementi principali, chiaramente quello del reddito che è fondamentale. Loro sono in uno spogliatoio di 30 metri quadri dove sono tutte le società esterne, 70 persone in 30 metri quadri che devono condividere ogni giorno, a volte senza la carta, a volte mancano proprio gli elementi principali, senza parlare poi di quelli della sicurezza, ma lì affronteremo se la proprietà continua ad andare avanti in questo stato, che chiaramente non è oggi la fine di un'iniziativa, è l'inizio solamente. Addirittura noi, se continuerà e se per caso questa proprietà pensa di risolvere il problema eliminando la cooperativa, noi lo diciamo bello chiaro e forte che noi apriremo una vertenza nazionale. Lo diremo ai nostri nazionali confederali, perché questa è un'iniziativa, uno sciopero non soltanto della CGIL ma anche della CIS, della FISASCAT CIS e della FILCAMS CGIL, ma qui non riguarda soltanto una categoria. Questa è una battaglia che riguarda tutti, perché alla fine questi lavoratori che cosa chiedono? Chiedono di poter avere uno stipendio adeguato, chiedono di lavorare in condizioni adeguate, non chiedono intanto quello che dovrebbe essere normale nel 2022. Se la proprietà ritiene invece che questi lavoratori devono essere trattati, perché non avere un dialogo con noi significa non avere rispetto di questi lavoratori, noi la battaglia la continueremo e siamo anche capaci, siamo convinti di portarla a livello nazionale. Perché è arrivato il momento di far uscire fuori che non esiste più, che esistono lavoratori di serie A e lavoratori anche di serie B. Qua parliamo, se parliamo a livello calcistico, di interregionale, voglio dire.